Assieme a coach Matteo Bonicioli, la vigilia dell'ultimo impegno di stagione regolare, poi ci saranno i playoff, però un passo alla volta. Matteo, adesso c'è Chieti. C'è Chieti da affrontare seriamente, una squadra che nonostante la cessione di Lilo, straniero che è molto ben figurato in questo campionato, continua a giocare ogni partita come se fosse una partita decisiva per il suo futuro, nonostante abbiano già raggiunto la salvezza. Hanno perso di pochissimo a Verona, contendendo a Verona il risultato fino alla fine, hanno battuto di 27 punti di scarto Matera, quindi non c'è da scherzare. L'obiettivo è quello di presentarsi con un record di 5-0 nell'ultimo mese come biglietto da visita per l'inizio dei playoff. Potremmo essere l'unica squadra a farlo qualora Trieste perdesse a Roseto, ed è un'occasione da non perdere, sottovalutando l'impegno, pensando che in qualche maniera in casa si vince comunque. A prescindere dal risultato di domani, una cosa è certa: o sesto o settimo posto per una squadra che insomma qualche traversia nel corso della stagione l'ha dovuta affrontare, non va mai dimenticato. Sì, questo io, diciamo, sono veramente orgoglioso di questa cosa qua, nel senso che ho l'ardire di pensare che se fossimo stati al completo durante la stagione avremmo ottenuto sicuramente uno dei primi quattro posti della stagione regolare. Non ha senso adesso ricordare tutto quello che ci è successo. Abbiamo giocato prima senza un americano, poi senza l'altro, poi abbiamo perso la nostra prima punta italiana. Il rinforzo che è arrivato durante la stagione è stato fuori per molto tempo, quindi è stata una stagione complicata. Quello che mi auguro, un po' scaramanticamente, è che tutto quello che abbiamo avuto di sfortuna durante la stagione venga recuperato nei playoff. Insomma.